Assessore, rimane alta l'attenzione sulla Regione Marche. Oggi si è svolta la riunione del Centro Operativo Regionale in collegamento con le strutture operative locali della protezione civile delle prefetture marchigiane. Che cosa è emerso durante l'incontro? Eh, la parte nord della nostra Regione, quindi intendiamo provincia di Urbino e provincia di Ancona e anche quella di Macerata. Diciamo che ormai sono fuori da questa emergenza perché le piogge ormai sono più o meno terminate, ma anche là dove hanno insistito fino alla mattinata i fiumi erano tutti monitorati e non c'è stata alcuna esondazione. Diciamo questo che nonostante le difficoltà della forte pioggia, i fiumi delle Marche hanno tenuto tutti fino a questo momento. In questo momento eh, l'esondazione si sposta a sud. Siamo in difficoltà nella provincia di Fermo, lungo il Tenna. Qualche sofferenza l'ha avuto il fiume Potenza in provincia di Macerata e forse stasera potrebbe andare in sofferenza anche il Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sta piovendo, dovrebbe piovere anche durante la prossima notte. Tant'è che l'allerta che era arancione a Pesaro Urbino ed Ancona. E gialla nelle province del Sud, da oggi è invertita, da oggi è eh, gialla Pesaro Ancona. E Macerata ed è Arancione Fermo ed Ascoli. Però, così come è avvenuto nella provincia di Pesaro Urbino ed in quella d'Ancona, come dicevo prima, i fiumi principali hanno retto: non c'è stata esondazione in nessun fiume. Se prendiamo il Foglia, il Cesano, il Metauro, il Misa, il Misa è andato molto in sofferenza ieri, abbiamo temuto molto per la città di Senegaglia, invece ha retto diciamo, l'urto di questa fortissima pioggia. E invece in sofferenza purtroppo sono andate tutta una serie di fossi minori, il cosiddetto reticolo minore diffuso sul territorio, ci sono stati diversi disagi e anche diversi danni. A Pesaro è esondato il genica che attraversa proprio la città e ha creato parecchi disagi e diversi danni. A Senigallia è esondato un fosso che passa all'interno di una frazione, si chiama Le Saline, e ha creato parecchi disagi, così come a Marotta, il Rio Crinaccio e anche alcuni altri torrenti diciamo, in mar sotto Marotta di Mondolfo. Ecco, c'è stato il tavollo a Gradara e Gabicemare, ci sono state tutta una serie di, diciamo, eh, di pressione di acqua, per la tantissima acqua che è caduta, però non si sono creati pericoli. C'è stata una grossa bomba d'acqua a Sasso Corvaro Uditore. E lì siamo intervenuti come protezione civile lì forse ci sono frane e allagamenti in maniera più assidua rispetto ad altri territori. Ecco, ma sono state chiuse anche diverse strade provinciali? Le strade provinciali sono 26-27 quelle chiuse o perlomeno quelle sulle quali si sta lavorando per liberarle da frane perché poi questa enorme pioggia ha appesantito il terriccio che spesso è franato sulle strade. Ma frane particolarmente pericolose non ce ne sono se non appunto alcune sul Montefeltro Auditore e anche sul San Bartolo in qualche caso però si stanno ripristinando il pericolo non è tanto la frana che arriva il terriccio sulla strada il problema è un'eventuale esondazione dei fiumi cosa che ripeto non è avvenuta anche per il lavoro che abbiamo fatto come Genio Civile in questi mesi scorsi che abbiamo sistemato parecchie parti dei nostri fiumi adesso questa tensione appunto si sposta a sud quindi mentre nella parte nord adesso oserei dire l'abbiamo superata allertando prima Chiudendo le scuole in anticipo, predisponendo i nostri volontari, oltre 300 volontari sul territorio che hanno operato, i vigili del fuoco. Quindi, ecco, l'abbiamo gestita bene, senza creare grossissimi disagi o pericoli per la popolazione. Ecco, nel sud è in queste ore che sta avvenendo un po' la stessa situazione. Basta dire che l'acqua che è caduta. 80 mm nel pesarese e 60 mm nell'anconetano, è l'acqua che cade in due mesi, di questi periodi delle cadute, in una sola notte di fatto, in una sola mattinata. Quindi non si tratta tanto di osondazioni, si tratta di alcuni fossi che non hanno retto l'urto, diciamo i fossi più piccoli, e, e la grande pioggia che si è accumulata, unita ad alcune frane che hanno creato forti disagi anche alla circolazione.